L'antico Egitto incontra la contemporaneità e la dinamica di questo appuntamento viene proiettata sulle pareti della sala immersiva delle Gallerie d'Italia di Piazza San Carlo. Gratis per tutti dal 13 giugno al 12 settembre. E il progetto culturale Paesaggi Landscapes, ideato dal Museo Egizio per far incontrare la fotografia e il video con secoli di storia. E allora ci siamo subito interrogati come facciamo a riportare l'Egitto a Torino, come facciamo dopo 200 anni a sanare quello che era successo, questa divisione che era successo, e la risposta è stata immediata: dobbiamo portare il paesaggio. Allora il paesaggio lo riportiamo in due modi, lo portiamo con ricostruendo un giardino, quindi ricostruendo la flora, portando fisicamente un qualcosa di vivo, e poi la ricostruzione digitale del paesaggio, che è un rapporto fra materiale e immateriale, la possibilità di riflettere su cosa sia il paesaggio, il palinsesto in cui l'elemento antropico ha sempre operato, in cui i frammenti di memoria che sono gli oggetti da lì derivano, e poi far riflettere come la documentazione si evolva. Un'evoluzione raccontata attraverso un filtro digitale d'impatto che attrae le generazioni più giovani e suggella un'amicizia di vecchia data. È un'amicizia che si conferma e si rinnova. La sinergia tra Intesa San Paolo, le Gallerie d'Italia, il Museo Egizio è evidente che va ben oltre la trasformazione della sala immersiva nella promozione dei contenuti riconducibili al Museo Egizio stesso. In questa amicizia ci sono poi attività che riguardano le promozioni per i visitatori, che riguardano i contenuti condivisi, che riguardano, come abbiamo visto in questo periodo, gli appuntamenti fissi ospitati nella nostra sala immersiva in questo programma Inside, che mette accanto a un curatore dell'Egizio, un esperto di fotografia, un esperto legato all'immagine. Un progetto dai tanti volti e altrettante chiavi di lettura che traghetta verso i primi 200 anni del secondo museo egizio più grande al mondo.